Come nasce un'impresa? Beh, a volte ha bisogno dei partner giusti. Ed è questo il senso di Join, www.join.it, tour dedicato all'innovazione e alle start-up. A Milano, al Talent Garden Calabiana, per l'edizione di Join del 30 settembre, si è parlato di fashion tech, ovvero di tutte quelle start-up che insistono sul mercato del fashion. Un mercato di cui l'Italia ha una quota importante a livello mondiale, un marchio su 4 tra i primi 100 al mondo è italiano, ma che ancora non è stato completamente coinvolto, soprattutto in Italia, dalla rivoluzione tecnologica che negli ultimi anni ha investito praticamente ogni settore, da quello bancario, fintech, alle tecnologie 4.0 per l'industria produttiva. Deloitte Officine Innovazione è la società di Deloitte dedicata ai servizi di innovation per le grandi corporate e per le startup innovative e aiutiamo le grandi imprese a innovare e ad affrontare le sfide del futuro anche collaborando in ottica di open innovation con le startup e le società emergenti. Per noi intanto open innovation prima dell'investimento dell'acquisizione significa trovare una collaborazione industriale che possa aver senso, quindi non solo finanziaria, ma il driver che deve guidare è proprio quella della collaborazione industriale perché possa portare o all'ingresso di nuovi business o all'acquisizione di nuove competenze o al miglioramento degli attuali business, che poi può sfociare o meno in un investimento o in un'acquisizione. Quindi questo è un po' come lo vediamo, noi siamo molto attivi in modo trasversale su diversi settori, focalizzandoci soprattutto sul mondo del food e retail, del fashion, che è un'altra delle eccellenze italiane, e anche del mondo delle science e dell'healthcare. Penso che il settore del fashion tech sia la prossima grande onda, quindi è partito il mondo dell'insurtech, del biotech da anni, sta arrivando quello del food tech, e penso che in questo momento ci troviamo sul fashion tech, in particolare in Italia, nel momento giusto per poter dire qualcosa a livello non solo nazionale ma anche a livello internazionale, con i grandi brand che naturalmente sono rappresentati dall'Italia. Dicevamo 24 dei top brand internazionali su 100 sono italiani e l'Italia rappresenta il 30% del valore dell'economia del fashion a livello europeo, quindi non può la nuova rivoluzione non può che anche passare dall'Italia.